Queste sono le nocciole sgusciate del mio orto. Sì, io ho alberi di noccioli, quindi le ho sgusciate e possono essere mangiate sia crude e anche tostate. Sono sani e nutritivi. Si possono preparare dolci e pietanze. Nella cucina italiana sono usate per salse, dolci, primi e secondi piatti. Le nocciole sono utili per il cervello e sistema nervoso. In caso di debolezze o esaurimenti nervosi, poiché i suoi grassi, i suoi minerali, potassio, magnesio, fosforo, zolfo, ferro, calcio e le sue vitamine A, B, C, P sono particolarmente nutrienti del sistema nervoso e del cervello. Un'ottima abitudine è di consumare 4-5 nocciole sbriciolate insieme all'insalata. Prima dei pasti, ne risulterà una combinazione alimentare molto gradita, digeribile e che unisce le proprietà tonificanti del semo oleoso a quelle rilassanti della lattuga. Il nocciolo contiene acidi grassi insaturi, ammorbidenti, mucose, edemi, calcoli. Utile per acidi grassi insaturi, morbidenti, mucosi, edemi, calcoli, quindi è molto utile per iperlipidemia, eccesso di livelli grassi nel sangue. Quindi le nocciole assicurano la salute dell'apparato digerente. Facilita il transito intestinale, elimina le tossine. Le nocciole contengono vitamina B6 che incrementa la rapida efficacia del sistema nervoso. Una cosa è certa, basta avere l'orto, si semina le nocciole e si raccolgono. Come ho fatto io, guarda quanto sono belli, specialmente in questi periodi adesso, i mesi invernali, che abbiamo bisogno di maggiore energia e di una alimentazione più sana. Sì, col freddo si consumano molte energie. Poi tutto dipende dalla nostra volontà. Lavorare l'orto richiede impegno e passione. Non è che le nocciole crescono, dopo cresciuti si abbandonano, no, devono essere anche curate. Deve essere anche cespugliate perché emettono molti polloni, potate e anche lavorare intorno, toglierci l'erba. Quindi bisogna recarsi all'orto spesso. È bello mangiare, è bello vedere le nocciole, ma nulla si ottiene senza i sacrifici. Io vado quasi tutti i giorni al mio orto. È un piacere, una gioia andare a raccogliere le nocciole. Sembra di stare al supermercato.